La nostra storia è molto semplice. Noi siamo panteschi, cresciuti e vissuti a Milano per parecchio tempo. Fino a che hanno venduto questo locale, noi abbiamo deciso di investire sull'acquisto di questo posto. L'abbiamo acquistato e tenuto in stand-by per qualche anno proprio per capire cosa volevamo fare. Nel 2007 iniziamo a operare e alla fine abbiamo deciso di cambiare vita e quindi di passare 8-9 mesi qua e il resto a Milano. Qua cerchiamo di dare la nostra passione, che è quella di far mangiare bene le persone. Osteria Il Principe e il Pirata. Siamo a Punta Carace, che è una cala intermedia tra l'Arco dell'Elefante e Cala Gadir, dove ci sono le terme. Un mare stupendo qua sotto. La filosofia è molto semplice: utilizzare prodotti del posto. Non amo mischiare molti prodotti, per cui cerchiamo di valorizzare i prodotti del mare, i prodotti della terra che ci offre il territorio. Ogni anno si cerca di provare prodotti del posto, ma sottoporli al cliente in modo diverso. Direi che il pesce nel piatto del primo è sempre presente, il couscous, perché anche se non è nostro, comunque fa parte della nostra cultura, che è più araba che siciliana. La raviola alla pantesca, l'ammollo, classico pesto pantesco fatto con pomodori che vengono grigliati, poi pelati, schiacciati, uniti a mentuccia, basilico, pistacchi, mandorle, olio, sale, pepe. Il raviolo pantesco è diverso dagli altri ravioli per il contenuto, che è molto semplice ed è ricotta e mentuccia. Viene servito al burro e salvia, pomodoro e basilico, quindi è una cosa molto semplice. E noi in linea ce l'abbiamo i ricci di mare con polvere di caffè, che è un modo diverso di presentarli, ma l'abbinamento pare funzioni, quindi ne siamo orgogliosi. La cassatina è prettamente siciliana, ma noi l'abbiamo cercato di renderla un po' più pantesca, presentata in monoporzione, a differenza delle fette. Abbiamo pensato di mettere anche nel menù dei dolci la cassata siciliana. L'abbiamo chiamata la cassatina solo per me, che viene ricavata da un pan di Spagna bagnato con il rum, della ricotta sempre ovviamente di mucca, del marzapane e poi sopra della frutta candita. Faccio pantesco è il classico dolce, una cialdina farcita con la ricotta ovviamente di mucca, con delle goccine di cioccolato e servito ovviamente col passito.